Bentornati in diretta con Buongiorno Weekend. Ringrazio Paola da Alasso perché ha scritto complimenti per la trasmissione, una vera delizia per gli spettatori con contenuti stimolanti e una conduzione impeccabile che ha saputo catturare l'attenzione e mantenere alto l'interesse dall'inizio alla fine, la cura dei dettagli e la passione evidente e tantissimi altri complimenti. Un ringraziamento speciale, super complimenti ad Andrea per la sua straordinaria eccellenza lavorativa che ha portato la qualità della trasmissione a livelli eccelsi. Bravi davvero, continuate così. Un super saluto da Alasso. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Paola, per tutti questi complimenti, grazie anche ad Andrea Foriglio che appena andato via, insomma, mi ha permesso di parlare di un tema molto importante, come importante è il rispetto per l'ambiente, vivere in maniera più consapevole anche e soprattutto il cibo che consumiamo e che ingeriamo. È un piacere, un onore per me parlare di Impact Food con il founder, effettivamente, l'ideatore e creatore di Impact Food, Alessandro. Buongiorno. Ciao, buongiorno, Buongiorno buongiorno. Alessandro Tellung de Cortellari, founder di Impact Food. Allora, spieghiamo ai telespettatori che cos'è Impact Food per chi non lo conoscesse. Sì, assolutamente. Allora, in realtà è un progetto che prende vita parecchi anni fa, ormai 4-5 anni fa, con delle basi che ricadono in Impact Corp, che è una realtà più ad ampio spettro, okay? Che poi si declina in quello che è Impact Food, ovvero ad oggi, in questo momento, un solo punto vendita su Roma con un locale a basso impatto ambientale. Ad oggi stiamo lavorando per altre 11 aperture in realtà, quindi insomma stiamo andando bene. Però qual è il punto differenziante? Quello che facciamo cerca proprio di andare ad evolvere quelli che sono i processi, i procedimenti di un qualcosa che ad oggi sappiamo che non è così tanto sostenibile, andandoli a riproporre in una chiave più sostenibile. E nel nostro caso, quello che facciamo con Impact Food è proprio andare a ricercare e ricreare quell'esperienza, quei sapori che abbiamo sempre apprezzato, senza però impattare sull'ambiente. Ecco, in effetti sei qui proprio non a caso in questo spazio di Buongiorno Weekend, perché la domenica alle 9:30 abbiamo sempre pensato al pranzo della domenica, che era un pretesto per conoscere food blogger, chef e anche cultori della materia, quindi professionisti che si occupano di divulgare il food. E tante volte abbiamo parlato del cibo vegetariano, vegano, insomma, dell'importanza che ha il nostro cibo, quello che consumiamo. Ovviamente voi lo fate senza rinunce. Cioè, l'idea alla base è che dobbiamo essere consapevoli di ciò che ci circonda, delle nostre azioni, del potere delle nostre azioni. Quindi dobbiamo rispettare l'ambiente, rispettare il progresso, ma senza Esatto, rinunce. È corretto? esatto. Quello che cerchiamo di fare, insomma, con i piatti che scorrono intanto e che si vedono un pochino sullo schermo, è proprio andare a ricreare un'esperienza senza rinunciare a quello che abbiamo sempre apprezzato. Ora faccio magari un esempio in un altro settore che è un pochino di più facile comprensione, no? Per esempio nel settore energetico, la luce, insomma la corrente elettrica che illumina lo studio, per esempio dove sei tu in questo momento, che venga da una centrale a carbone o da un pannello fotovoltaico, insomma, il prodotto, il servizio di cui usufruiamo è lo stesso, è il medesimo, è sempre la luce che ci illumina. E proprio per questo, se io ti chiedessi o magari a 100 persone uscendo fuori dallo studio se sono a favore o contro per un'energia sostenibile, probabilmente 99 persone su 100 risponderebbero che sono a favore. Però questo perché accade? Accade perché l'energia elettrica sostenibile, quindi che viene da una filiera sostenibile, quindi green, diciamo così, non fa rinunciare a quello che è l'esperienza nel prodotto finale, cioè la corrente elettrica che utilizziamo tutti i giorni. Okay. Se in un mondo irrealistico, per dire, io ti dicessi che per avere sempre l'energia elettrica sostenibile, la luce che ci illumina dovrebbe essere rossa. Okay? Sempre quelle 100 persone a cui possiamo chiedere fuori dallo studio, se sono a favore di un'energia sostenibile, a
quel punto si creerebbero magari degli schieramenti, cioè magari qualcuno dice sì, preferisco utilizzare la luce rossa perché vengo meglio nelle foto, qualcuno dice sì, va bene la luce rossa, ma magari ogni tanto sì, ogni tanto no, e qualcun altro invece dice proprio assolutamente no. Ok? Questo perché? Proprio perché va a cambiare quelle che sono le nostre abitudini di vita. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di fare e che facciamo tutti i giorni con Impact e con Impact Food è proprio adattarci a quella che è la realtà senza rinunciare per l'appunto all'esperienza finale, che spesso purtroppo in dei settori come anche il nostro viene associata a un qualcosa di rinunce, ma se ci pensiamo è un po' intrinseco in quello che è il cercare di vivere sostenibili la rinuncia, cioè dover far meno. Ecco, Impact vuole fare di più, ma senza scendere a compromessi. Ed è possibile perché mi hai spiegato benissimo questo aspetto di critica, no? È un argomento spinoso, ovviamente, tutto questo, però effettivamente l'hai spiegato in maniera chiara. Tra l'altro, effettivamente, sopra la nostra università ci sono tantissimi pannelli fotovoltaici proprio per contribuire, insomma, a cercare di eliminare questa CO2, insomma, risparmiare risorse e materiali. Effettivamente, è importante far capire, e io me lo sono sempre chiesta, ma se io voglio fare una scelta vegetariana, vegana, perché devo scegliere un prodotto alternativo, ma che comunque mi ricorda l'esperienza della carne? E invece in questo caso tu l'hai spiegata, perché così non vado a sentirmi, non vado a sentire la rinuncia di una questione Esatto, emotiva, quasi. sì, anche perché poi effettivamente quello che noi abbiamo riscontrato in quest'anno e mezzo di apertura e con l'apertura anche da parte degli investitori nello sviluppo di tutto questo progetto è proprio che non c'è la voglia da parte di nessuno di etichettarsi, cioè di dire devo mangiare così, devo mangiare cos'ha. No, voglio mangiare qualcosa che chiaramente alla base deve essere buono e salutare, ma dall'altra parte non deve anche impattare. E così noi riusciamo con un fast food sul pranzo e una steakhouse sulla sera a non rinunciare a tutto quello che abbiamo sempre apprezzato. Ecco, adesso nella foto, per esempio, si vedono le ribs. Sono delle costine tali e quali a quelle di origine animali, però in chiave vegetale, e hanno addirittura l'osso all'interno, quindi un osso anche questo a base vegetale, però insomma come potete vedere effettivamente, adesso è chiaro solo alla vista, ma vi invito a venirlo a provare chiaramente e saremo in grado di bissare proprio le aspettative. In effetti vediamo delle foto e non riusciremo a cioè le confonderemo con qualsiasi tipo di ristorante altro in cui appunto si cucina la carne effettivamente per quella che è. Come però riuscite a dare la stessa esperienza, sia visiva che a livello di gusto, però con una scelta fondamentalmente vegetale? Come si fa? Ecco, ad oggi c'è magari un pochino di misunderstanding su come si Sì. creano questi prodotti, che in realtà è molto più semplice di quello che uno può pensare, anche perché in realtà noi abbiamo scelto proprio come policy aziendale di appoggiarci ad aziende terze che producono la maggior parte dei nostri prodotti. Questo perché? Proprio per cercare di rendere scalabile e non unico in un unico punto questi prodotti, ma renderli proprio accessibili e aperti a chiunque. Spesso si pensa che questi prodotti siano chimici, che siano con qualche strano ingrediente all'interno, fatti in laboratorio. Insomma, in realtà alla base abbiamo delle proteine molto molto semplici, quindi partiamo dalla soia, dal grano, dalle proteine del pisello, il cocco per il grasso, aromi e spezie. È molto quello che è il lavoro invece della ricerca e sviluppo dietro, cioè le aziende a cui ci appoggiamo hanno anni e anni di ricerca e sviluppo proprio per andare a trovare e ricreare dei prodotti
ingredienti molto semplici, di facile reperibilità e con un impatto ambientale bassissimo. Insomma. Anche perché adesso faccio un altro esempio per capire il perché di tutto questo. Non so se la faccio a te la domanda, ma sai per esempio quanti litri d'acqua servono per produrre 1 chilo di carne di manzo? Cioè, nel senso, adesso prendo il manzo come una delle carni più comuni. Mi sono informata perché ho studiato ieri e quindi ti direi quasi, quasi di sì. No, però spieghiamolo. In effetti, ma anche spieghiamolo quanti, cioè tantissimi, almeno Sì, allora, 110 tipo litri di ad qualcosa, oggi no? la maggior parte delle persone, quando uno fa questa domanda, gli dice ok, pensa che sono tanti, cioè, anche perché se ti sto facendo questa domanda, effettivamente sono tanti. E diciamo che le persone che hanno risposto dicendo di più, passiamo ai 100-200 litri, quando in realtà per 1 chilo, per solo 1 chilo, non l'animale intero, ma proprio 1 chilo di carne di manzo, ma potremmo fare l'esempio con tantissimi altri tipi di carne, servono mediamente a livello globale, ma in Europa in realtà siamo anche leggermente più in alto, 15.000 litri d'acqua. L'equivalente sostanzialmente per un burger, per esempio, quindi all'incirca 100-150 grammi, l'equivalente di 3-4 mesi di docce tutti i giorni per 8-10 minuti. Quindi, insomma, quello che facciamo noi servendo un burger, per esempio, come anche le ribs, la tagliata, il pollo, i nuggets, i tender, insomma, tantissimi dei nostri prodotti, è far sì che uno possa risparmiare circa 3-4 mesi di docce ogni burger. Ecco, pensate, se ognuno scegliesse questo stile di vita, quanto risparmieremo e quanto il nostro pianeta ne potrebbe giovare. Effettivamente, quindi quasi un hamburger a base vegetale corrisponde a quasi 13 hamburger normali in dati cioè in questione di costo proprio di materie prime di impatto ambientale. Questo è l'impatto. Esatto, esattamente. Dobbiamo proprio ragionare sul fatto che è un costo sull'impatto ambientale che hanno questi prodotti. Cioè, oggi non lo vediamo come un costo magari nelle nostre tasche, domani lo vedremo anche nelle nostre tasche con l'aumento dei prezzi delle materie prime proprio perché il clima, vabbè, ma questo io mi aggancio a persone molto più esperte di me. Che parlano di queste cose, per cui un domani purtroppo avremo sempre più scarsità di materie prime, proprio perché andiamo ad impattare così tanto sull'ambiente. E questi prodotti purtroppo ad oggi sappiamo che il settore agroalimentare, in particolare il comparto zootecnico, impatta su quello che sono i gas serra, quindi, il surriscaldamento globale per un 51%. Questo perché, e faccio quest'ultimo inciso per avere uno sguardo di insieme globale, è perché i gas climalteranti che vengono emessi da questo settore surriscaldano il pianeta molto di più rispetto a quella che è la più comune CO2, cioè nel senso il fattore di surriscaldamento di una molecola di CO2 è pari a 1. Viene presa come valore di riferimento proprio perché è la più presente in atmosfera. Che cosa significa? Che, diciamo, vibra nell'ambiente con una velocità che viene identificata a 1. Ecco, per esempio, due dei gas più comuni per il settore zootecnico sono il metano e il diossido di azoto, per esempio, che surriscaldano invece ognuna di queste molecole, surriscalda il pianeta il metano fino a 86 volte di più rispetto alla CO2, quindi vibra a una velocità pari a 86, mentre il diossido di azoto addirittura 298 volte più della CO2. Ecco, se noi pesiamo le molecole che ci sono in atmosfera, vediamo che quelle provenienti dal settore zootecnico sono circa un 17% del totale, più o meno a pari merito con quello che è il settore dei trasporti che viene tanto magari preso come esempio e criticato. Però se andiamo invece a soppesare quello che è il potenziale di surriscaldamento di queste molecole, ecco lì che a quel punto balza al 51% quello che è il settore, il comparto agroalimentare. È incredibile perché appunto non riflettiamo sui numeri. Alcune volte però c'è
Una delle domande basiche che fanno è il problema l'allevamento intensivo o il sovrappopolamento della popolazione? Cioè, siamo veramente tanti. Ecco, invece hai risposto abbastanza chiaramente Esatto, tu. anche perché adesso vorrei dire anche una cosa forse un pochino impopolare da un certo punto di vista. Ad oggi, se ci pensiamo, un allevamento intensivo ha tantissimi problemi, sia a livello ambientale che di salute, soprattutto quando andiamo a consumare quelle tipologie di carne o sottoprodotti della carne. Ma effettivamente, se prendiamo in considerazione solo il parametro di sostenibilità ambientale, da un certo punto di vista, un animale che vive meno, scusatemi l'impopolarità di dire una cosa del genere, impatta meno sull'ambiente. Quindi, un animale che arriva a tempo di macellazione prima impatta meno sull'ambiente. E questo è un problema proprio perché andiamo a demonizzare quelli che sono gli allevamenti intensivi, che è giusto che vengano criticati e che debbano scomparire da un certo punto di vista, ma questa cosa deve essere accompagnata con una diminuzione drastica, arrivando a meno di un 5% pro capite di consumo di prodotti di origine animale, associata a degli allevamenti estensivi, grass-fed. Che ad oggi però non potrebbero mai andare a sopperire a quella che è la richiesta che abbiamo ad oggi a livello globale della popolazione. Quindi sono due parametri che devono andare in sinergia, altrimenti non se ne esce. Ti avrei chiesto, cioè nel senso, provocatoriamente, ok, noi possiamo fare personalmente delle scelte importanti di questo genere, però il consumo, cioè i supermercati sono comunque pieni, cioè è già successo, cioè c'è già il danno. Come riusciamo ad evitarlo, a far sì che tutto ciò che è già pieno nel supermercato invece diminuisca sempre di più? È vero che stanno aumentando anche i prodotti di origine vegetale. Insomma, nei supermercati, Certo. fortunatamente, però come riusciamo a effettivamente rendere impattante il nostro virtuosismo? Andando a cercare proprio questi prodotti che aumentano sempre di più anche nei supermercati, le attività commerciali aumentano sempre di più e spesso anche qui un po' in controtendenza, magari andando a comprare proprio quei prodotti che fanno parte di filiere, di catene, di brand, di aziende che ad oggi invece vendono tantissimi prodotti di origine animale, perché ad oggi tutta la ricerca e sviluppo dei grossi brand, dei grossi marchi che producono prodotti di origine animale è tutta destinata su quello che è lo sviluppo di proteine alternative, i famosi novel food, e in futuro sicuramente quello che sarà un discorso della carne coltivata. Quindi Ecco. quello che possiamo fare è proprio andare a ricercare questi prodotti sempre di più, anche perché aziende decisamente più grandi di noi, quindi di Impact, fanno analisi di mercato per capire e comprendere quanto le persone sono interessate a questi prodotti su base quotidiana quasi. A proposito di carne coltivata, anche qui c'è un misunderstanding spesso e anche e soprattutto immagino con il vostro locale, non è carne sintetica, che cosa vuol dire la differenza carne sintetica, stampata 3D, carne coltivata, c'è un po' di misunderstanding in tutto questo. Sì, allora c'è una differenza chiaramente enorme che ha un punto sinergico in quella che è la stampa 3D spesso, per cui sì, c'è tanto misunderstanding all'interno del nostro locale. Sono prodotti completamente diversi. Chiaramente quelli a base vegetale partono da spesso le stesse proteine, quindi gli stessi alimenti bestiame, okay? Cioè non lo stesso foraggio chiaramente, ma come la soia viene data all'animale, molti prodotti partono dalla soia. Questo perché? Per cercare proprio di non dover istruire delle nuove coltivazioni, ma andare a prendere delle coltivazioni che già ci sono. Per quanto riguarda il discorso della carne coltivata, invece, si parte da una cellula presa da un animale vivo con una piccola operazione indolore, si prendono delle cellule del grasso, del muscolo, dei tessuti diversi, e
e vengono fatte crescere all'interno di quello che viene tanto criticato bioreattore, che non è null'altro che un contenitore dove avviene un qualsiasi tipo di reazione biologica, un pochino come avviene per la birra o tantissimi altri prodotti che consumiamo giornalmente. E questa cosa poi fa sì che questa cellula si riproduca fino ad arrivare, da una cellula si può arrivare fino a 10.000 kg di prodotto, andando a convertire con un rapporto 1 a 1, cioè investo una chilocaloria e produco una chilocaloria, cosa che nel settore zootecnico invece non avviene. Cioè, questa è un'altra cosa che magari va spiegata per comprendere bene. Ad oggi, quando noi abbiamo una chilocaloria di carne nel nostro piatto, per produrre quella chilocaloria ne sono state investite, quindi consumate prima su base energetica di vario genere, fino nella migliore delle ipotesi, diciamo, quindi con il prodotto più sostenibile di tutti, circa 100 chilocalorie. Okay? Quindi per una chilocaloria nel piatto noi ne abbiamo investite 100 chilocalorie. Mentre per un prodotto a base vegetale, di questi che abbiamo noi, quindi che vanno ad avere lo stesso sapore, odore, aspetto, abbiamo un rapporto che nella peggiore, quindi non nella migliore, ma nella peggiore delle ipotesi, è 1 a 15, quindi servono 15 kcal per produrre una chilocaloria di quel prodotto che ha lo stesso sapore, odore, aspetto del suo corrispettivo di origine animale, ma a base vegetale. Per i vegetali chiaramente è ancora più basso, fino ad arrivare poi invece addirittura alla carne coltivata che ha un rapporto calorico infinitesimale. Sì, è vero, serve tanta energia per poterlo fare, ma è molto molto meno di tutta quella che viene utilizzata nella filiera per produrre un prodotto di origine animale. Quindi la differenza è enorme e ad oggi, questo concludo questo inciso, ad oggi è giusto da un certo punto di vista che anche il nostro governo, e questo lo sappiamo, ha posto l'attenzione, quindi cercato di fermare questo discorso sulla carne coltivata. Magari da un certo punto di vista è giusto continuare la ricerca, da un altro punto di vista invece è anche giusto porre un'attenzione e dire ok, prima controlliamo bene che non faccia male, poi andiamo avanti, anche se alla base, diciamo, è sempre un prodotto di origine animale, la cellula è quella. No, ma ne parlavamo anche ieri su altri aspetti, però la tecnologia avanza, usiamola in maniera positiva e virtuosa, approfondiamo la ricerca e cerchiamo di salvare il nostro pianeta, le nostre abitudini, anche il nostro corpo, perché comunque è anche una questione di salute. Poi tutto questo consumo Certo. eccessivo e effettivamente ne mangiamo, ne abbiamo mangiata troppa, ma anche di pesce, insomma, effettivamente siamo abituati purtroppo a mangiare più del dovuto rispetto a ciò che il nostro corpo effettivamente richiede. Alessandro, per quelli estremamente indecisi, semplicemente io inviterei semplicemente ad andare a provare i piatti, perché abbiamo parlato in questo periodo. A Buongiorno Weekend, spesso in questo momento del pranzo della domenica, delle polpette di nonna. Ecco, io ho visto delle immagini che effettivamente molto simili, anzi praticamente identiche a dei ristoranti, o le fettuccine con il sugo e il ragù, ma voi ce l'avete anche questi piatti, quindi effettivamente si può Assolutamente, mangiare la polpetta di nonna, assolutamente. ma Noi proprio, ecco, questa sì. nell'immagine ci sono proprio le polpette della nonna, cioè nel senso col sugo, la foglia di basilico, il pane per poter fare la scarpetta. E nel senso, io chiaramente sono di parte nel dire che sono uguali e ti lasciano proprio quell'esperienza. Però diciamo che i numeri a supporto di quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno ci danno ragione. Ecco qui anche i scialatielli al ragù. Quindi abbiamo avuto in un anno circa 30.000 coperti, quindi 30.000 avventori che sono venuti nel nostro locale in un solo anno. Stiamo lavorando sulle nuove 11 aperture, quindi se qualcuno magari è un pochino scettico, ed è giusto che sia scettico, io invito proprio le persone ad essere scettiche e non credere a priori a quello che posso dire anch'io, ma provare per credere.
L'invito a venire al locale, tanto noi siamo aperti 7 su 7 sempre, da pranzo, pomeriggio e sera, e provare qualsiasi tipo di prodotto abbiamo nel menù. Guarda, sarò sincera, mia amica Giovanna, anche di qui, Buongiorno Weekend, è venuta ed è impazzita da voi. Io vi seguo da tempo, vi verrò a trovare ieri proprio a casa mentre studiavo. Ho detto, ah, mo me lo ordino, però poi ho dovuto fare altre cose, quindi verrò a trovarvi. E ricordiamo, su Roma è in zona. Parioli, siamo a Piazza Euclide, a 200 metri da Piazza Euclide. Però ovviamente a brevissimo, insomma, aprirete altri 11 locali, spero in giro per tutta Italia, in modo tale da Sì. essere ancora più impattanti in maniera positiva. Alessandro, grazie perché è stato davvero un piacere e un onore poter parlare con te. Mi sembrava la giusta chiusura di questo spazio che abbiamo dedicato in questi mesi al cibo e al piacere di condividere il pranzo della domenica con le persone che amiamo, ma con un'attenzione e con un'attenzione particolare al nostro ambiente. Grazie, Alessandro. Grazie, grazie mille, buona giornata e buon pranzo a questo punto e vi aspetto al locale. Buon pranzo della domenica anche a voi. Grazie mille, Alessandro. Adesso, grazie anche a voi. Rimanete con noi giusto qualche minuto di pubblicità e poi arriva Paola Aspi. A tra poco.